non riesco ad essere calmo perché è stata una battaglia uno contro tutti, la regione, D'Alfonso, Renzi, tutti contro Maurizio Brucchi, ma alla fine abbiamo vinto noi. Ma no, guarda, non mi interessa il secondo e il terzo mandato, è stata una battaglia durissima. Noi l'abbiamo fatta sui contenuti, sulle proposte, gli altri l'hanno fatta sulle poltrone e i Teramani hanno capito che le poltrone non contano niente. Io sono davvero emozionato, mi viene da piangere perché è stata una battaglia davvero dura. Però sono contento che i Teramani hanno capito che la proposta di Maurizio Brucchi era quella seria, quella vera, quella senza inciuci, quella senza poltrone, quella senza i presidenti di regione che invece di fare il loro dovere vanno a suonare i campanelli delle zie. Pensassero alle loro zie, non a quelle di Teramo. Ha vinto la squadra che ha appoggiato Brucchi, vero? Assolutamente, no, ha vinto la squadra. Io ho avuto 190, non è vero, io ho 192 candidati, io ho una squadra a Teramo che con me ha combattuto seggio dopo seggio, abbiamo vinto seggio dopo seggio, abbiamo combattuto una battaglia, eravamo noi contro tutti. A Teramo sono venuti Cialente, che non abbiamo mai visto a Teramo in 5 anni, i Lolli, tutta una serie di personaggi che a Teramo non si sono mai visti, sono venuti soltanto perché dovevano spalleggiare una persona che quando ha amministrato il consorzio si è preso 120.000 euro e ha regalato il consorzio a Pescara. Questa è Manola Di Pasquale. Bravo, bravo! Una persona che si è messa in tasca 120.000 euro senza, ma è la verità, sto dicendo cose che sono verificabili. Non mi interessa di questo, mi interessa che ha vinto la Teramo laboriosa, la Teramo che lavora, la Teramo che quotidianamente si è spesa per questa città. Questo mi interessa, gli altri li lascio perdere. Io sono davvero, sto al... Brucchi, ci sono gli auguri di Claudio in diretta, a telefono, ecco.